Chiedi dell'urbanistica democratica, sì. Diciamo più semplicemente, perché magari fuorvia l'aggettivo. Diciamo che in Italia c'è poco un dibattito sull'urbanistica, c'è una corrente di pensiero che dice, in sostanza, che è quella prevalente oggi un po' dappertutto, a destra, a sinistra, al centro, dal punto di vista politico, che dice che l'interesse privato è l'unico interesse di riferimento e non ci devono essere regole. Così la città si sviluppa, il paese riprende e c'è un nuovo fiorire dell'economia e delle città, punto. Questa è una posizione sull'urbanistica che è imperante da sempre in Regione Lombardia. La peggior urbanistica italiana è quella lombarda, fatta da Formigoni e da questa giunta. La legge che ha fatto, l'ultima, che è stata cambiata 30-40 volte, credo che nessuno sappia oggi quale sia la legge urbanistica di riferimento in Lombardia, perché si può fare esattamente tutto in Lombardia, si può fare tutto il contrario di tutto. E il principio fondamentale di questa regola in Lombardia è la deroga, non è la regola, ma la deroga, si può derogare su tutto. E quindi il privato cittadino può fare quello che vuole. Questa è, diciamo, secondo me, l'urbanistica moderata e conservatrice. Poi esiste una corrente, una modalità che io chiamo urbanista democratica, forse è meglio dire urbanistica riformista, che si fonda su alcuni principi semplici e fondamentali. La prima è le regole. In urbanistica ci devono essere delle regole, non l'assenza di regole, quindi, ma regole per permettere uno sviluppo equilibrato della città. Tre principi fondamentali. La prima, la regola, cioè le regole in urbanistica, cioè nel fare le città ci devono essere delle regole conosciute, che tutti devono conoscere, perché attorno a queste regole si può costruire una città condivisa. Il secondo principio fondamentale, assolutamente disatteso oggi, soprattutto in Lombardia, è l'interesse pubblico. Le regole e l'interesse pubblico, cioè una città si costruisce attorno agli interessi privati, senza dubbio, ma fondamentale nell'urbanistica è l'interesse pubblico, perché una città è fatta di spazi privati e di spazi pubblici, di interessi privati e interessi pubblici. Chi si preoccupa del futuro e della vita dei cittadini? Certamente non l'interesse privato, quindi ci deve essere un punto di vista pubblico, che è l'interesse pubblico, che permette di armonizzare gli interessi privati, ma che permette di tutelare anche gli interessi pubblici. Un grande insediamento residenziale porta cittadini in una città, ma alla vita di questi cittadini chi deve pensare? Cioè alle strade, fognature. Alle fognature, alle scuole, al parco, allo sport di questi cittadini che verranno ad insediarsi? Ovviamente l'interesse pubblico. E quindi ci vuole un punto di vista che tenga insieme non solo la residenza, ma tutta la vita del cittadino, che è quella che si chiama la città pubblica. L'urbanistica si preoccupa di costruire, di sviluppare, di salvaguardare anche la città pubblica. Questo è un esempio. In questo spazio, nella Tilane, c'erano 20.000 metri quadrati di area privata, 10.000 metri quadrati sono diventati residenza. Gli altri 10.000 metri quadrati sono diventati città pubblica. In questi 10.000 metri quadri di città pubblica c'è una piazza, c'è un parcheggio, c'è una biblioteca. Abbiamo recuperato uno spazio di città, di città pubblica in sostanza. Dicevo, tre principi fondamentali. Uno, abbiamo detto che sono le regole. Due, l'interesse pubblico. Questa sembra una cosa oggi scontata, ma oggi non lo è, purtroppo non è più scontato, perché nella legislazione, come dire, lombardo soprattutto, si parla solo di interesse generale e di interessi privati, l'interesse pubblico è scomparso. Il terzo pilone fondamentale è la trasparenza, cioè come si decide in urbanistica, chi decide in urbanistica, perché si decide nell'urbanistica, perché anche le modalità della decisione sono fondamentali. Siccome è, come dire, una scienza che muove interessi rilevanti, interessi economici rilevanti, il cittadino deve sapere perché vengono prese certe decisioni, perché un'area diventa residenziale, un'altra area invece sempre di proprietà privata resta verde per tutta la vita, perché così è, come dire, la regola fondamentale, la legge urbanistica in Italia è fatta in un certo modo, e quindi siccome induce delle disuguaglianze rispetto al trattamento del singolo cittadino, è fondamentale che le regole siano trasparenti, in modo che tutti possano parteciparvi e tutti possano comprendere perché è stata presa una decisione. Quindi la differenza è questa, secondo me.
Una urbanistica riformista e anche democratica è questa, che si basa su questi tre principi fondamentali: regole, interesse pubblico e trasparenza nelle decisioni. L'altra è una regola che dice: non ci devono essere regole, l'interesse privato in fondo è quello che porta il denaro, i capitali, decide lei lo sviluppo, questo sviluppo lo concordo col pubblico, in realtà il pubblico è sempre succubo perché gli interessi privati sono molto forti, e la risultante di questo interesse privato è anche l'interesse generale. Sono questi due grandi... Devo dire che la discussione in Italia, in Lombardia, ma anche a Paderno, che è la cosa che ci riguarda più da vicino, per più modestamente, questo dibattito è ancora troppo sotto traccia, cioè se ne discute poco, se ne parla poco, e questo è un guaio, perché più si discute del tema urbanistica e più ci si rende consapevoli di quale può essere non solo il presente, che è un presente di difficoltà, ma anche il futuro, perché la città si evolve continuamente e una scelta sbagliata è una scelta che resta per decine e decine di anni.